Il nostro tour tra Fab Lab italiani si ferma a Novara. Qui un gruppo di artigiani, designer, ingegneri informatici ed esperti in comunicazione decide di aprire uno spazio per chi ha voglia di imparare a fare. Assia, una delle fondatrici, con Lorenzo e Matteo, ci raccontano la storia del We Do Fab Lab. 2 anni fa con l'associazione Occhi Aperti abbiamo portato avanti un progetto che promuoveva questi giovani designer e siamo partiti da lì. Tutto è partito da dargli una vetrina sia fisica, quindi una vetrina reale, più tutta gli si curava la promozione online. Poi abbiamo investito su di loro tramite, cioè davamo dei fondi per poter realizzare le loro idee. Successivamente siamo passati a prendere delle piccole attrezzature da poter mettere a disposizione e abbiamo deciso di mettere in piedi tutto questo. E la condivisione era, e qui è sentita ed è reale, perché ci si trovava in vari spazi, che ne so, in garage o in lo studio di Occhi Aperti oppure in altri studi, però nessuno aveva uno spazio unico, fisico, condiviso e a disposizione per tutti quanti. Abbiamo iniziato a fare un sacco di workshop per le scuole, quindi ne abbiamo già fatti 5. E alcuni workshop, quelli più base, quelli più semplici, alcuni makers vanno direttamente loro nelle scuole, se no gli altri 3 che abbiamo fatti sono loro che vengono qua. L'importante è in fermento, cioè nel senso ti permette di poter fare delle cose, condividerle, sperimentare, vedere se qualcosa non funziona, provare a vendere anche i tuoi progetti. Con i Fab Lab c'è già una rete in Italia. Anche 2 settimane fa abbiamo creato un'associazione che si chiama Make in Italy, che riunisce tutti i Fab Lab italiani più alcuni referenti di zona, e quindi anche in Italia stiamo cercando di muoverci in questo senso qui. Il primo obiettivo è riuscire a mantenere lo spazio e a tenere aperto lo spazio. Anche il goal di una Maker Faire potrebbe essere quello di far vedere alle persone che tornare a fare con le mani è comunque un vantaggio, è qualcosa sia di divertente che di utile. Sì, tornare a fare qualcosa con le mani, ma tornare anche a pensare e a soprattutto condividere. Allora, mi chiamo Mora Lorenzo, ho 26 anni, sono un disoccupato in affitto, sono presidente dell'associazione per fare un tavolo. E la necessità è nata proprio dal fatto di poter trovare un posto comune dove poter condividere gli attrezzi, di avere un po' più di spazio dove poter lavorare, in modo da gestire, sì, un pochettino aiutandosi con un po' di collaborazione a produrre magari qualcosina di più efficace. Beh, di sicuro la nostra unione a questo Fab Lab in particolare ci ha dato appunto la possibilità di realizzare tutto quello che avevamo in mente di fare unendoci come in questa associazione. E di sicuro una cosa a cui diamo molta importanza è proprio lo scambio di competenze. A me l'idea di comunque ritornare un po' alla manualità è stato quasi un bisogno proprio, quindi l'idea di poter creare qualcosa con le mani e di vedere il risultato finito e poterlo apprezzare o dire vabbè c'è qualcosa da modificare o meno, uno dei pochi benefici che ha portato questa diciamo crisi che c'è in questo periodo. Quindi l'idea che le persone ritornino un pochettino a cercare un po' di riarrangiarsi proprio facendo delle cose per conto loro. Vabbè, il sogno della nostra associazione è comunque quello di poter portare avanti questa cosa, che questo spazio e tutto quello che siamo riusciti a creare in questo periodo funzioni. Da ingegnere inizi a sentirti più maker? Non facendo l'ingegnere, quindi in tutto l'altro 50% della mia vita, che è teatro e musica, e quindi nel bisogno di arrangiarsi in qualche modo, dal riparare la chitarra inizialmente, al costruirsi l'amplificatore, poi al fare le scenografie, a fare le interattive, eccetera eccetera. Quindi dalla voglia di fare cose e dal costo esorbitante di farsele fare. E il maker è lo sgamato del futuro, quindi c'è quello che ha capito che non deve rincoglionirsi a guardare le cose fatte dagli altri, non si fossilizza sul social network, ma è l'homo faber, non era quello preistorico, ma deve essere quello vero, se no ci si addormenta. Qui mi occupo di tutta la parte elettronica, dall'Arduino in avanti, ma anche di creative coding, di grafica generativa, data visualization, tutto quello che con la tecnologia riesce a fare un po' di, chiamiamola, arte. Il valore di questo posto qua è proprio, secondo me, il 90% sociale. Ci vuole un posto d'incontro dove si faccia, dove si discuta, dove si costruisca. Adesso ci sarà la Maker Faire a Roma, la prima diciamo edizione europea. Secondo te perché è importante partecipare ad una Maker Faire? Che cosa ti aspetti di trovare?
mi aspetto di trovare un sacco di stimoli che qua trovo a IOSA. Spero che sia un modo per iniziare a comunicare questo lavoro che non so come comunicare.